Io penso che abbiamo dimostrato e continuiamo a dimostrare ogni giorno che possiamo competere con chiunque, quindi al momento la posizione in classifica è il quinto posto, ma non ci fermeremo qui, vogliamo sempre far di più per crescere e ambire sempre a qualcosa di più. La prestazione la tua oggi si avvicina alla perfezione, insomma un rigore preso, un palo, due gol, ha messo lo zampino in pratica in tutte le situazioni più incisive, più pericolose. Il merito è sempre la squadra, se loro girano io giro, se loro non girano io non giro, quindi ringrazio i miei compagni perché mi hanno messo in condizione di poter far bene e niente, continuiamo così. 10 gol siamo a febbraio, te l'aspettavi di arrivare a questo punto della stagione con questo numero di reti? Ho un record prefissato che non ti svelo. Però speravo di far bene e ripeto, la squadra mi sta mettendo in condizione di poter far bene, quindi sono contenta e continuerò a lavorare per migliorarmi e cercare di aumentare il bottino. Avete raggiunto in queste settimane una consapevolezza e forse prima non avevate anche una regolarità, ma anche una coscienza di voi stesse? Sì, poi quando ci sono i risultati è sempre tutto più semplice, però stiamo lavorando duramente e tutto lo staff c'è dietro, ci danno consigli, quindi si vede il lavoro che stiamo facendo, ci siamo ritrovate, l'ha detto anche in questa settimana, il gruppo si è unito ancora di più in un momento comunque di debolezza e abbiamo preso tanta consapevolezza, adesso non vogliamo più fermarci. Anche la Coppa Italia infatti, perché mercoledì c'è il ritorno col Sassuolo, il risultato di 2-1 è un vantaggio per voi ma la situazione è sempre ampiamente aperta. Qual è l'errore secondo te che non deve commettere in trasferta a Sassuolo la Florenza? Rilassarci e pensare che con un risultato di 2-1 possa essere tutto più semplice. Lì sarà dura, lo sappiamo, ci abbiamo già giocato in campionato, quindi prepareremo la partita sicuramente al meglio, ci godiamo qualche festeggiamento ancora e da domani si prepara la Coppa, noi vogliamo assolutamente passare il turno. Scattato che abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi, che comunque siamo riusciti a capire che siamo una squadra completa sotto tutti i punti di vista e che lavorando e impegnandoci possiamo raggiungere buoni obiettivi e combattere con tutti. Senti, oggi 3 gol, un palo, una tua traversa, l'avete ampiamente meritata questa vittoria. È stata una prestazione secondo te da squadra matura? Sì, sicuramente, sono convinta di questo. Oggi non era semplice anche perché l'Orobic ha dimostrato in altre partite precedenti di avere denti da mostrare, perché contro il Milan è riuscito a tenere il pareggio sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine e oggi sapevamo che era difficile ma siamo riuscite subito a sbloccarci subito e poi la partita si è messa sui binari giusti e siamo andate bene. È stata una buona prestazione da parte tua, probabilmente ha marcato soltanto il gol, quella traversa, poi ci ha messo qualità, sostanza, anche in fase difensiva ti sei molto applicato. Diciamo che quest'anno non riesco a entrare questa palla, mi dispiace, però voglio continuare a lavorare e sperare che prossimamente possa riuscire a far gol, il primo gol dell'anno, però va bene così, sono contenta per la squadra e avanti così. Era importante continuare comunque la striscia positiva, fare risultato e muovere la classifica perché comunque i risultati di questa giornata ci avevano messo su un piatto d'argento l'opportunità di allungare, quindi direi di sì. Ma scattato sicuramente credo un po' di consapevolezza, quindi le ragazze giocano con meno paura e più consapevoli dei loro mezzi, dimostrazione lo è forse anche il fatto che nonostante assenze importanti oggi come Nilsson e Wagner, che comunque sono due elementi che ultimamente ci hanno dato una grossa mano, si è portato a casa comunque il risultato, abbastanza agevolmente, ecco. Scrodic, ritorno di Coppa appunto contro il Sassuolo, che vantaggio vi dà questo 2-1 e qual è l'errore secondo te che assolutamente non deve commettere previsione del ritorno alla Florenza? Ma sicuramente non dobbiamo commettere l'errore di pensare che partiamo avvantaggiate nonostante il risultato positivo dell'andata, perché si sa, in 90 minuti può succedere di tutto e alla fine un 2-1 in casa non ti dà questo margine di vantaggio così ampio. Il Sassuolo è una bella squadra, adesso forse ce la stiamo giocando anche in classifica in campionato, quindi saranno sicuramente agguerrite,
non ci stanno a legarci la qualificazione, giustamente, quindi ce l'andremo a giocare alla pari, secondo me, dall'inizio. Offensivamente parlando, che tranquillità dà avere una Martinovic in queste condizioni? Già 10 gol a febbraio, oggi un palo, ha preso un rigore, ha fatto una doppietta, insomma. No, sì, comunque credo che sia maggiormente supportata da tutta la squadra e quindi riusciamo ad arrivare in zona gol in maniera un po' più importante, un po' più massiccia, quindi questo ha giovato sicuramente a lei in zona realizzativa, però ecco, lei fa il suo, ma le altre anche gli danno una grossa mano, è un lavoro di squadra.